Bene ragazzi, ciao amici di Fisherlandia. Allora, oggi parliamo di piumette da traina. Allora, a richiesta di alcuni di voi inizia la stagione, quindi vi faccio vedere innanzitutto qualche piumetta che abbiamo qua. Vi faccio vedere queste perché sono piumette artigianali che ci facciamo fare qua a Genova, ma chiaramente abbiamo disponibili anche quelle più commerciali. Abbiamo delle piumette che variano da modello a modello, sia in misura che in forma di testina, quindi abbiamo testine piatte che fanno sì che la piumetta in acqua abbia un determinato movimento, testine allungate che fanno sì che facciano altri movimenti. Come vedete, molto molto bene assemblate. Ve ne faccio vedere una che abbiamo già aperto come esempio. Eccola qua, quindi questa piumettina qua è fatta di diversi colori, filamenti in glitter, glitter incollati sulla testina con l'occhietto. Ecco, si vede che è molto artigianale, ma sono quelle che noi qua a Genova e sulle nostre coste ottengono migliori risultati. E oltre a farvi vedere le piumette, che chiaramente, come dicevo prima, ne abbiamo di vari modelli, vi faccio vedere un montaggio molto semplice e rapido. Chiaramente ci sono montaggi più complessi come sempre, ma voi sapete che noi siamo abbastanza pratici, quindi ora togliamo tutto questo ambaradan e vi faccio vedere il montaggio di una piumetta. Allora, la piumetta deve avere un montaggio, è una pesca semplice, deve avere un montaggio semplice. Quindi, allora, abbiamo la nostra piumettina, utilizziamo come esempio un filo, in questo caso un fluorocarbon semplicissimo, in questo caso lo faccio con lo 0,40. Utilizziamo un amo nello stesso modo, semplicissimo, e abbiamo bisogno di alcune perline, che sono queste qua. Poi vi faccio vedere a cosa servono. Morbide, quindi queste devono essere morbide. Allora, come vi dicevo, ci sono molti montaggi. Stiamo pescando sugarelli, cavalle, bonitti, palamite, tonnelle, cose del genere. Quindi secondo me un montaggio facile, senza troppi ghirigori, con ami semplici, ha sempre i suoi buoni frutti e soprattutto ci permette di non passare il tempo a montare gli artificiali, ma ci passiamo il tempo a pescare. Vediamo come si fa. Allora, prendiamo innanzitutto il filo, quindi andiamo di misura a 1,5 m più o meno. In questo caso facciamo così, se no poi lo facciamo troppo lungo, mi metto i binocoli. Allora, a questo punto, prima operazione, filo, lo infiliamo dentro la nostra testina, dentro la nostra piumetta, eccolo qua, ok. Dopodiché dobbiamo fare questa misurazione. Andiamo a prendere l'amo che deve rimanere indicativamente in fondo alle frange della piumetta, qualsiasi sia la misura della piumetta. Nel caso di una piumetta molto molto più alta possiamo mettere addirittura due ami, quindi uno al centro e uno qua. Qui in questo caso ne mettiamo uno. Una volta che abbiamo messo posizionato il nostro amo in questa posizione, dobbiamo far sì di coprire questo spazio da qui fino all'interno della testina. Perché? Perché altrimenti l'amo, quando tiro il filo, va a toccare sulla testina e mi sparisce qua dentro. Quindi andiamo a mettere una, due, tre, diciamo, perline potrebbero andare bene. A questo punto che abbiamo fatto la nostra misurazione, andiamo a riprendere il nostro filo, mettiamo una perlina, due perline, in questo modo così, e tre perline. Ok, a questo punto le tre perline sono montate sul filo, non ci resta che fare il nodo sull'amo. Anche qua ci sono mille nodi, ma io ne faccio uno molto molto semplice e veloce, così rendiamo il tutto molto più rapido. Quindi andiamo a fare il nostro semplicissimo nodo sull'amo, in questo modo. Lo faccio con poche spire perché lo facciamo sempre molto rapido. Ok, in questo modo andiamo a tagliare il nostro baffo leggermente più lungo e il gioco praticamente è fatto. Ora, a questo punto dobbiamo andare a inserire il tutto. Attenzione, due cose velocissime. Perché abbiamo usato le perline? Perché le perline, quando sono in questa posizione, fra di loro si snodano.
E quindi perché non un tubetto? Il tubetto no, perché rimarrebbe troppo rigido, quindi mi farebbe rimanere l'amo in una posizione sbagliata. Altra cosa, altro trucchetto, è che la perlina deve essere morbida. Perché morbida? Perché l'ultima perlina, per evitare che l'amo mi rimanga in questa posizione, la vado a incastrare, vado a incastrare la testa dell'amo dentro il foro della mia perlina. Ecco, in questo modo così. In questo modo che cosa succede? Che abbiamo la parte sferica della perlina che mi combacia esattamente con questa e l'amo mi rimane perfettamente dritto. A questo punto abbiamo fatto il tutto e andiamo a mettere la nostra montatura così. Quindi la nostra piumetta si presenterà in acqua in questo modo. Quindi direi più che buona come presentazione, l'amo è ben nascosto, ma con la punta che rimane sempre ben fuori. Importante, mi raccomando, proporzionare bene l'amo alla nostra piumetta a livello di misura. A questo punto, dalla parte opposta, dobbiamo andare soltanto a, se uno preferisce avere una girella col moschettone, quindi andiamo a creare una gassa da questo lato e l'agganciamo al moschettone, oppure andiamo su una girella fissa e facciamo un nodo semplicissimo a barilotto, eccetera, eccetera. Quindi questo, ragazzi, è la montatura di una piumetta. Spero che vi sia stata utile. Ricordiamoci sempre di proporzionare bene l'amo alla piumetta, e nel caso di piumette più lunghe, come dicevo prima, possiamo utilizzare e fare la montatura a due ami. Quindi queste piumette sono già disponibili in negozio, ne abbiamo di altri tipi. Ricordo inoltre che la montatura della piumetta è uguale, identica alla montatura dell'octopus, quindi del polpetto. A differenza delle testine, piatte, bubble, eccetera, eccetera, la montatura direi che questa è sempre la più valida e la più semplice, come avete visto, velocissima. Quindi, ragazzi, con questo vi saluto, vi invito a iscrivervi ai nostri canali. Mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube, seguiteci sulle pagine Facebook e, come sempre, che la pesca sia con voi.